Notizie Abruzzo, siamo a Pescara in compagnia del senatore Nazario Pagano, coordinatore regionale di Forza Italia. Allora, lei è impegnato al Senato nella manovra legge di bilancio 2021 con tante incognite, perché c'è anche nel frattempo lo sciopero proclamato da CGIL e UIL. Un suo giudizio sulla manovra e un suo giudizio sullo sciopero di CGIL e UIL. Ma intanto buongiorno a tutti, grazie per l'intervista. Posso solo dire questo: è un momento molto delicato, ma contemporaneamente importante per il nostro Paese, perché devo dire che con il governo Draghi l'Italia ha ritrovato autorevolezza e centralità soprattutto nelle politiche dell'Unione Europea, e soprattutto grazie alle politiche di contenimento della pandemia e della diffusione del virus Covid-19, l'Italia ha dimostrato di essere un paese più virtuoso di altri. Io sono appena rientrato alla Polonia, dove il percentuale dei vaccinati supera di poco il 50%, da noi abbiamo superato l'86%, a dimostrazione che l'Italia oggi, con la sua centralità e soprattutto con quanto sta facendo sul contenimento del virus, sta dando un ottimo esempio e soprattutto non ha le pressioni sanitarie che in altri paesi si stanno verificando. Ciò detto, il tema della legge finanziaria, della legge di bilancio che è stata attribuita, assegnata al Senato e per cui siamo in sessione di bilancio, ed è la ragione per la quale siamo sottoposti naturalmente ad un surplus di attività parlamentari in questi giorni, è certamente una buona legge di bilancio. È chiaro che questa è una maggioranza molto ampia, con sensibilità che divergono talvolta, ma soprattutto si differenziano tra un partito e un altro. Si tiene conto che all'interno della stessa maggioranza che sorregge il governo Draghi c'è il Movimento 5 Stelle, c'è Forza Italia, c'è la Lega, c'è il Partito Democratico. Si capisce bene che le sensibilità di questi movimenti politici sono molto differenti, quindi la capacità di Mario Draghi oggi è far prevalere la propria autorevolezza nell'interesse del popolo italiano. Non capisco per questa ragione il motivo che spinge i sindacati, due dei tre della triplice, perché la CISL si è ben tenuta distante dal proclamare uno sciopero generale, ma CGIL e UIL sono assunti una responsabilità che secondo me non viene percepita. Io invece condivido il fatto che Mario Draghi non sia schiavo delle corporazioni, così come avveniva un tempo, e che invece pensi esclusivamente all'interesse collettivo da parte di tutti, perché è inutile a dire poi alla fine i sindacati, e non mi riferisco soltanto ai sindacati tradizionali dei lavoratori, ma anche a Confindustria, che pensa ai datori di lavoro, non è ipotizzabile più come una volta che ci si debba tenere conto solo ed esclusivamente degli interessi degli uni e degli altri. Bisogna pensare agli interessi più generali del popolo italiano, ed è questa la ragione per la quale, a mio giudizio, fa bene Mario Draghi ad andare avanti per la propria strada. In questo modo penso che le cose potranno andare meglio per l'Italia. Lei è di Pescara, Pescara è una città commerciale, si avvicinano le feste natalizie, quindi il commercio che ha la sua punta più importante, insomma, in questo periodo. Gli italiani, secondo l'Istat, spenderanno di più rispetto all'anno scorso, anno di pandemia. Cosa si augura per Pescara? Ma intanto voglio ricordare che sono stato anche nominato relatore del decreto legge sul Green Pass rafforzato, per cui in Abruzzo c'è un senatore che comunque si è assunto un importante incarico ed è strettamente collegato alla domanda che lei mi ha fatto. Io credo che sarà possibile aumentare i consumi, non solo perché l'indice di crescita della nostra economia ha superato il 6,2%, e questo è un dato estremamente significativo di come evidentemente il rimbalzo tecnico di crescita dell'economia dopo i momenti di chiusura anche delle aziende commerciali e di produzione c'è stato in Italia, è stato superiore rispetto ad altri paesi, quindi credo che anche a Pescara ci sarà un incremento dei consumi e quindi i nostri commercianti potranno vendere, ma soprattutto se il Green Pass rafforzato prenderà piede fino in fondo, perché
è inutile dirlo, ma sia i ristoratori che i commercianti hanno tutto l'interesse a che tutto avvenga nella massima sicurezza sanitaria per chiunque, quindi è evidente che tutti i provvedimenti volti a rafforzare sempre di più il concetto di certificato verde, di dare la possibilità per qualunque cittadino di recarsi nei ristoranti piuttosto che negli alberghi, piuttosto che negli esercizi commerciali in piena sicurezza, naturalmente faciliterà l'acquisto e i consumi. Bene, lei farà parte degli elettori che eleggeranno il nuovo capo dello Stato. Percorso abbastanza tormentato, come sempre, un suo auspicio? Beh, quello dell'elezione del nuovo capo dello Stato, che avverrà a fine gennaio, è sicuramente uno snodo fondamentale per il futuro del nostro Paese. L'elezione del Presidente della Repubblica, voglio ricordarlo ai telespettatori o comunque a coloro i quali ci stanno adesso ascoltando, che dura per 7 anni ed ha un ruolo molto importante non solo per la costruzione dei governi, perché compartecipa alla scelta dei ministri, ma anche e soprattutto per l'eventuale scioglimento anticipato delle Camere. Quindi è un ruolo significativo e soprattutto l'equilibrio fra i vari poteri, rappresenta l'equilibrio fra i vari poteri dello Stato e naturalmente è un punto di riferimento per tutti gli italiani. Io mi auguro che mai come in questo momento la figura di Silvio Berlusconi possa essere colta come la figura di un uomo saggio, di un uomo che alla sua età, sicuramente significativa, perché ha circa più di 85 anni, possa rappresentare un punto di arrivo. Ha avuto molti problemi in passato Silvio Berlusconi, ma devo dire, e credo che tutti lo riconoscano, nessuno può smentirlo, che in questo periodo di pandemia è stata la figura politica che ha dato miglior senso dell'equilibrio e miglior spirito di unità nazionale. È stato il primo che ha parlato della possibilità di un governo di unità nazionale, è stato il primo che ha capito e affermato che bisognava pensare innanzitutto agli interessi dei cittadini e solo dopo agli interessi di parte e agli interessi di partito. Credo che io tifo Berlusconi, spero che sia lui il prossimo Presidente della Repubblica. Bene, allora ci rivedremo prossimamente per fine anno per gli auguri agli abruzzesi e poi a gennaio per vedere la candidatura del Presidente Berlusconi. Grazie a lei e buon lavoro. Grazie a lei e grazie a tutti coloro i quali ci hanno ascoltato.